Finalmente abbiamo capito che abbiamo messo i punti su alcune cose. Uno, che il piano paesistico lo vogliono tutti e lo vogliamo tutti, e chi sostiene che c'è qualcuno che è contrario, cioè dico sulle regole, cioè dice solamente delle sciocchezze, perché non esistono dichiarazioni di nessun sindaco, di nessuna organizzazione di categoria, di nessuno, che ha mai detto non vogliamo nessuna regola, non vogliamo nessun piano paesistico. Questo lo dice chi è in malafede. Chi è in malafede è chi doveva nascondere invece quelle che erano alcune delle, come dire, delle purtroppo strategie negative che questo piano ha nel territorio. Perché non è vero che il piano è un piano perfetto, un piano buono, un piano, è stato detto anche questo è un piano per la zootecnia e per l'agricoltura. Che bugia, che bugiardi. Cioè, ma non solo bugiardi, hanno avuto anche il coraggio, pochi, hanno avuto anche il coraggio questa cosa di provarla a sostenere con forza. Gli agricoltori possono fare praticamente quello che vogliono prima, con un più una certa serie di vantaggi, quali una serie di semplificazioni burocratiche. Il piano vieta le varianti nella zona agricola, vieta dei capannoni artigianali, industriali che la regione già non permetteva ma che si sono fatti, e vieta i grandi impianti fotovoltaici che a detta degli stessi agricoltori la distruzione dell'azienda agricola. Quindi dietro, diciamo, il paventato rischio per gli agricoltori si nascondono gli interessi di chi vuole cementificare questa campagna che è stata conosciuta con Montalbano, per poi vendere anche al posti albergo nella bella campagna ragusana ma con le costruzioni nel mezzo. Quindi noi stiamo di fronte a una situazione estremamente grave di cattiva informazione, proprio cattiva informazione, e oggi siamo davanti alla procura per dire che chiediamo legalità, che si ritorni nella norma, e andremo ora in prefettura per chiedere la stessa cosa al prefetto. I vincoli sono tre. Uno, non lo consideriamo il vincolo 1, nel senso è un vincolo aperto. Il vincolo 2 permette, è vero, permette di poter costruire dove c'è la maggior parte del territorio vincolato, specialmente su Ragusa, Modica e forse Ispica, ma buona parte anche di Vittoria, da parte verso la costa, permette di poter costruire, è vero che permette di poter costruire, ma già prevede un vincolo, un indirizzo che per noi va tolto, cioè perché non vogliamo poi che quello là dei 150 metri, cioè che un'abitazione, cioè non un'abitazione, una struttura in un'azienda per potersi realizzare in questo vincolo, parliamo a Ragusa, l'89% del territorio si deve allontanare dalla struttura 150 metri. Quindi come finisce? Chi, al di là del fatto che in un'azienda non puoi costringere ad allontanarsi 150 metri dalla propria azienda, perché ci sono strutture che devono essere annesse all'azienda, ma poi non possiamo giocare. Chi è che lo fa per prima ha la possibilità di realizzarlo, perché poi chi arriva dopo possibilmente non ha i 150 metri e quindi viene tolto il diritto al. Questo viene individuato come indirizzo nelle norme del vincolo 2. E ovviamente anche se indirizzo noi su questo non ci crediamo e non vogliamo creare un precedente su questo, ma la cosa più brutta e drammatica è che si è deciso che sul vincolo 2 il terreno agricolo, non le villette, non le speculazioni edilizie, che sono le cose che mettono davanti per nascondere poi i problemi che ci sono sul piano e la battaglia che uno fa, si è deciso che sul verde agricolo la silvicoltura non si può fare più. Perché simbolicamente siamo andati nel palazzo dove si amministra giustizia, e quindi la giustizia dovrebbe anche basarsi sulla verità e sulla verità dei fatti. È proprio sulla verità dei fatti, che noi obiettiamo tutto ciò che è avvenuto in questi mesi, sia per il parco degli Iblei che per il piano paesaggistico. Si sono usati dei toni allarmistici, si sta creando allarme anche pericoloso negli allevatori, che sono invece i veri fruitori, i veri avvantaggiati dal piano paesaggistico. Il piano paesaggistico è fatto soprattutto per gli agricoltori, perché agricoltura e paesaggio sono un matrimonio perfetto e l'agricoltura con altre cose non sono matrimoni perfetti. Ecco perché vogliamo riaffermare la verità dei fatti in omaggio alla pubblica opinione. La pubblica opinione ha la necessità di essere informata, poi decide quello che deve essere fatto, così come la concertazione è stata fatta, e quindi oggi noi vogliamo che la gente capisca che se si va nella direzione dell'allarme si fa un vero e proprio furto del futuro. O muore
l'azienda come azienda zootecnica o non si potrà convertire in quello che è una cosa normale. Poi vorrei capire cosa c'entra le speculazioni edilizie, le villette e tutte queste belle cose con il terreno agricolo che si toglie per farne servicoltura. Quindi il re è nudo su questo, nel senso che ormai abbiamo scoperto qual era il gioco, cercavano di tenerci tutti calmi, era proprio così, perché poi la cosa assurda che c'è chi mercoledì, perché noi ci siamo permessi ad alzare la voce, a dire che queste cose non le condividiamo, va a protestare davanti al Palazzo di Giustizia. Maestro, una difesa del Parco Nazionale degli Iblei, del piano paesaggistico che coinvolge un po' tutta la cittadinanza, tutti gli intellettuali a sostegno di questa battaglia? Più che gli intellettuali io mi augurerei che fosse tutta la cittadinanza, perché, ripeto come ho già detto, nello specifico, insomma, insieme a tante altre cose del resto, ma questo è uno dei principi del bene comune, di cui si parla tanto ma di cui poi alla fine si fa poco. Ora c'è una parte della popolazione qui che cerca di istituire una sorta di bene comune per quanto riguarda il territorio e io non posso che partecipare profondamente a questo principio. È ovvio che il vostro futuro, il futuro delle vostre aziende sarà definitivamente segnato, ma sarà segnato nella proprietà. Cioè, perché il valore dell'azienda non varrà ovviamente, non avrà il valore dell'azienda che aveva prima. Quindi io ho la coscienza a posto perché quello che avevo da fare l'ho fatto. Elevazione della mistificazione, perché non si sono dette le cose bene, perché basta leggere, e uno fa 2 più 2 che fanno 4, e poi basta ragionare dopo aver letto, perché se si ragiona e si capisce che i piani paesaggistici, laddove sono stati fatti in tutto il resto del mondo e in tutto il resto d'Italia, hanno portato sviluppo e ricchezza. Noi siamo indietro di oltre 10 anni, appena si cerca di fare il piano paesaggistico, in questa provincia, devo dire purtroppo, in questa provincia con questa classe politica e con questa classe dirigente, il piano paesaggistico viene trasformato comunicativamente come un qualcosa che invece porta sotto sviluppo, che porta il blocco delle imprese, con messaggi che sono messaggi allarmistici e apocalittici. Le aree sono da fare il chalet a zona del Vandello. Già pensavo così. Lei è preoccupato perché ora come si giustifica con la SES che non è possibile più utilizzare il territorio, cosa che noi non avevamo mai proposto? La SES ha pagato tanto, ha pagato tante feste a Natale per poter, e ora la SES non può realizzare gli impianti eolici. Non si può realizzare, non si può realizzare la circonvallazione Stibla, non si può realizzare. Ma lei mi deve dire, nelle aziende agricole con il vincolo di identificabilità assoluta, è d'accordo, sì o no? Io non sono d'accordo perché... No. Dopodiché vogliamo capire, per i 150 metri è d'accordo, sì o no? Infatti si devono modificare. Bravo, essere d'accordo. Posso dire un'altra cosa? Per la serricoltura nel terreno agricolo è d'accordo o non è d'accordo? Allora, le serre sono previste dove già esistono. Certo, a Fricentino non si possono fare, e mi sembra logico. E perché nel terreno agricolo no? Perché? Fricentino no. Ma non lo potevate fare anche prima? A Fricentino. Ma fanno dentro il mare. Ora posso dire un agricoltore, posso dire una... Ok, scusate, posso lasciamo completare poi... Allora, completare io non vorrei che non si usassero gli agricoltori come facevano le West, che si usavano le mandre di bisonte per, diciamo... Mi sta dicendo che io mi porto... No. Va bene, la ringrazio. Scusate, non si lavorare, va. Vada dagli amici tuoi, lei è un pentito come produttore, come agricoltore. Mi perdoni, lei è un pentito. Lei non ha niente, l'agricoltore, lei mi perdoni.
Vabbè, manco sa, lei manco sa perché la agricoltura è una vera vergogna.